assisteremo a una grande trasformazione del sistema universitario nazionale e internazionale. Pensate, Cambridge ha già deciso che terrà quest'anno completamente tutto a distanza, affiancando cioè dei programmi in presenza con dei programmi a distanza con pricing diversi. Questo significa avere dei competitor nel mercato della formazione nuovi, perché un ragazzo potrà dal proprio soggiorno iscriversi a Cambridge a dei prezzi diversi rispetto a prima senza muoversi. Direttore Storto ha colto però la vera essenza su cui noi dobbiamo lavorare. Cioè, se noi pensiamo quando noi eravamo studenti, la formazione universitaria non è un qualche cosa in cui si sta in aula e si ascolta un docente e si assorbono delle nozioni, è una crescita personale prima che professionale, è un'esposizione a una società differente culturalmente, quindi un equilibrio tra un'esperienza fisica ma in un contesto moderno e in un contesto in cui la didattica a distanza è una finestra per guardare quello che viene fatto all'interno dell'Ateneo. Questo è il Politecnico post-Covid che stiamo organizzando. Grazie. Grazie ad entrambi. Allora, ad entrambi, naturalmente, questa bella fase però, sfida. Bella fase, effervescente, non c'è. Cambiando tante cose, non soltanto la pandemia naturalmente, ma tutta la rivoluzione digitale. Insomma, la domanda fondamentale è i nostri giovani che tipo di mondo del lavoro troveranno quando vi approderanno? E allora, prima ancora di farci questa domanda, quale preparazione necessaria per individuare un futuro alle nuove generazioni nel nuovo mondo del lavoro che ci aspetta? Allora, noi parliamo con due importanti esponenti del mondo accademico italiano, con Giovanni Lo Storto, direttore generale della LUIS Guido Carli di Roma, e con Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, che è in collegamento con noi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno ad entrambi. Buongiorno a voi. Allora, io comincerei con il dottor Lo Storto. Allora, intanto, domanda preliminare: come ci immaginiamo il mondo del lavoro nell'era post-Covid? Beh, è un mondo del lavoro necessariamente diverso da quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Intanto è un mondo del lavoro che viene fuori da una importante sofferenza. Noi pensiamo a tutti i settori che stanno soffrendo in maniera incredibile in questo momento e che soffriranno di qui a qualche mese ancora in modo molto forte. E pensiamo a tutti i ragazzi che si stanno laureando in questo momento, ragazzi che proviamo ad accompagnare con le nostre attività di assistenza nel percorso di carriera e di placement, ma che incontrano un mondo del lavoro che ha difficoltà ad essere accogliente come lo poteva essere prima del Covid. Quindi diciamo c'è un tema di grande sofferenza nel quale ricordiamo, è stato molto bello il messaggio che ha dato nella serata del 31 dicembre il Presidente della Repubblica, quando ha parlato di donne e giovani che hanno avuto una sofferenza più importante in questa fase e della necessità dei costruttori, di un'epoca in cui si costruisca. Allora, il mondo del lavoro che arriverà o che al quale dovremo lavorare nel post-Covid sarà un mondo del lavoro di costruzione di opportunità, di costruzione di occasioni legate anche alle nuove percezioni che abbiamo costruito. Il digitale, per esempio, è entrato nelle nostre vite in maniera molto pesante, la sostenibilità già c'era,
digitale, sostenibilità insieme e lottare per esempio alla riduzione delle differenze. Abbiamo imparato il concetto di digital divide, abbiamo imparato che digitale è importante ma bisogna dare le stesse occasioni a tutti e quindi lavorare anche molto sui temi della povertà educativa, una grande sfida. Senza dubbio, e allora resta, vengo da lei perché appunto non c'è dubbio, come ci diceva lo storto, che la fase post-Covid sarà...